Questa gente non conta. Noi siamo in mano a delle cose che non pensiamo neanche che esistano: Fondo Monetario, Banca Mondiale, gente che deciderà 10.000 chilometri che cazzo dovrà, di acqua dovremo bere noi nel prossimo decennio. Non sapremo mai chi sono, perché noi pensiamo che siano questi, ma i poteri si stanno svegliando. Siamo al grande passaggio, ci siamo. Alla fine del secondo millennio, entrando nel terzo, si svegliano. Come nel 1999 tutti erano pronti a morire perché finiva il mondo, si stanno risvegliando per la seconda volta. Chissà se ci andrà meglio, chissà. Si stanno risvegliando i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Si sta svegliando il grande drago, il drago, il drago. I quattro cavalieri dell'Apocalisse, voi non li riconoscete neanche. Sai chi sono? Dimmi la verità. No, non li abbiamo neanche mai visti. Eppure guardateli bene, sono quattro banchieri. Una volta c'erano i gangster, oggi ci sono i bankster. Il primo sulla destra, guardiamo le facce, torniamo agli istinti. Guardate la faccia, Greenspan, presidente della Federal Reserve americana. Greenspan, guardatelo, è un uomo quello lì, o un cane da slitta? È un cane quello lì. Solo che la differenza tra un cane e un banchiere è che se al cane tiri qualcosa te la riporta indietro. Il banchiere col cazzo che ti riporta indietro qualcosa. Vai avanti. Secondo, la grande banca del nostro paradiso, Dittmeier, della Bundesbank. Perché ridi? Che banca c'hai tu, scusa? Che banca c'ha? Banco Ambrosiano. E ci fanno i cori i bambini. C'ha, lei c'ha il Banco Ambrosiano e va in giro per l'Europa col Banco Ambrosiano. Ma che cazzo è? Quello lì è la Bundesbank. E lui Banco Ambrosiano. Magari c'è anche il conto con lo zecchino d'oro. Banca Ambrosiana. Questo qua è Dittmeier. Dittmeier ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Duisberger, direttore della Banca Centrale Europea Francoforte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università o se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo Wüster andato a male, Dittmeier. Terzo banchiere, Matsushita, l'hanno quasi arrestato, è coinvolto in qualche casino, presidente della banca giapponese, prima banca del mondo. Guardate che faccia, e guardate in fondo, vai, lì, dal culo del drago, esce questa emorroide, disumana, che è il nostro governatore della Banca d'Italia, Fazio, il grande Fazio. Beh, questi quattro li lega una cosa straordinaria, secondo me. Sono quattro banchieri di quattro banche che stampano monete e la prestano. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa. Non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito. È vero? Ci parlano che abbiamo 2,5 milioni di miliardi di debito? Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A chi cazzo li dobbiamo sti soldi? Scusa, a chi dobbiamo 2,5 milioni di miliardi che mi rompono i coglioni da 10 anni? Con sto 2,5 milioni di miliardi? A noi, allora me li devo da solo, non voglio più un cazzo, siamo pari, ma fa culo. Cos'è? Va bene? È un sistema del debito. Questo è un sistema tremendo.